Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Nello scorso video ho iniziato il Monte Meringa facendo ben 3 livelli e completandoli ovviamente al 100%. Oggi completerò invece tutto quanto il Monte Meringa con il livello 4, 5 e poi anche quello del boss. Vediamo un po' cosa ci riserva il livello 4, amico mio. Iniziamo con te alla grande proprio. Vediamo un po' qua. Oh yeah, oi oi, ok, si scivola, ok, si scivola, però dai. Perché? Iniziamo malissimo, iniziamo. Io se... No, vabbè, devo stare attento. No, dai, no, 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 no. Ma... maledizione. Allora, già sto odiando questo livello, ok? Iniziamo male, male, male. Ah, ma io posso rallentare. Vabbè, se posso rallentare allora. Sono io che correvo. Oh, vabbè. Primo ingranaggio preso. Sì, so che si chiamano sfere di energia e non ingranaggi. Ma comunque, tanto è. Quindi, se sarà tutto quanto così, questo livello è una goduria. Perché c'è il minimo impegno proprio qui da parte mia. E come lo dico, il livello cambia improvvisamente modo. Ah, però c'è questo qui, dai. L'ombrello. Non è l'ombrello, ma ci protegge comunque. Non dai nemici, però, che attaccano in questa maniera. Beh, possiamo continuare allora. Vai. Ah, questo ci dà la spinta. Bene. Buono. Ottimo. Bene, allora questo è quasi finito, quindi possiamo toglierlo. Carino, simpatica come parte questa, eh? Ah, c'è quello con la chiave. Oh no, inizia a correre. Poi devo sconfiggerlo, vero? Va bene, ma per favore. Beh, scusami, io vorrei aprire quella sotto però. Mi sa che il Waddle Dee forse apriva quella sopra lui. Ah, certo. Lui va sempre contro di me, non può mai andare a mio favore. Ovvio. Comunque ha fatto bene, dai. Oi, 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 oi. Ciao. Ok, palla di neve, ci rincontriamo allora. Che è? Questo, oh cielo. Me lo ricordavo da Smash Bros. Oioi. Ah, non la vedo bene questa, eh. Non so perché, ma non la vedevo proprio bene per niente. Ah, fatto schifo. Eccolo qui. Ma che bellina sta parte. Bella, molto bella. Ok, prendiamo questo e entriamo. Destra, sinistra, alto, basso. Pericoloso e basta, dall'alto poi arriva. Se mi mettono questi vuol dire che servono. Forse no. Corri, corri, corri. Oi, oi.
Ok, ci siamo. No, non serviva lì, sei da qua. Ok. Sky, via, via, via. Non serve a niente lanciarlo. Anzi, portarselo indietro non serve a niente. Ok. Buono. Non buono. Vai, ok. Ah, sbagliato. Ok, vai, entra. Molto, molto stretta questa, eh. Allora, che abbiamo? Ah, bombarolo. E lama. Bah, scelgo lama. No, 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 no. Provo con le bombe. Granate, sì. Non sono bombe. Basta spammare questo, basta spammare. Oppure non farsi colpire anche, va bene pure, eh. Buono. Allora, è stata un po' strana come lotta, eh. Perché praticamente basta che spammi e vinci. Ma... volevo lanciare la bomba. Volevo saltare, prima di tutto. Prima lanciare la bomba e poi saltare. Il problema è che ho saltato con la bomba in mano e quindi niente. Le 60 sfere di energia che hai raccolto hanno sbloccato il minigioco sfida sulla scacchiera. Provalo con gli amici. Sì. Non accadrà mai. Livello 5! Vai, ultimo livello prima del boss. Eccomi qua. Allora, abilità. Prendo questa. Quell'altra l'ho levata. Vorrei farlo per ogni livello, iniziare senza abilità e prenderne direttamente una quando arrivo al livello. Ah, eccolo qua. Cos'è questo? Ehi. Sembrava tipo un fantasma, non so, una specie di spirito che rilasciava quella cosa, non so neanche bene come definirla. Qua c'è il lottatore, ma no, tengo ghiaccio, tengo. Anche se il ghiaccio tende a scivolare comunque. Oioi, grande. Beh, quelli lascio perdere che tanto non danno nulla. A parte che tutto quanto questo posto si scivola, quindi non saprei. È un po' fastidiosa sta meccanica dello scivolare, sinceramente. Rende tutto quanto più difficile, sì. Non particolarmente, ma... Salve, voi ve la chillate? Allora vi lascio stare. Ho la vita carica, magari io lascio perdere. C'era un nemico, non ho neanche visto cos'era. Vabbè, qua. Ok. Ok. No! Lascia, lascia, lascia! Vai, 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 vai! Ah, ok, 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 entra, entra. Potevo rimanere schiacciato e non sarebbe stato bello. Però mi serve quello per entrare. Ma tu guarda che fregatura. Ok, entriamo. Bene. Ottimo. La vita. E andiamo.
C'è qualcos'altro qui, ma penso di no, eh. Ah, quella non mi spreco, dai. Se c'è il fuoco vuol dire che può servire. Eccolo qua, va. Subito poi serviva. Allora, vediamo un po' fin dove arriva. Ok, qua devo essere veloce praticamente. Dai, 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 dai. Oppa, la, 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 la. Preso. Bene, Tombola. E ora? In genere quando c'è un nuovo nemico dici, sai, puoi lasciare quello vecchio e prendere quello nuovo, ma preferisco tenermi il ghiaccio. Allora no, qui ora è contrario, bisogna andare prima di qua. Va bene. E invece no, guarda un po', c'è di nuovo lui qui. No, quelli si sono arrabbiati perché ho preso la chiave. E che ci posso fare? Ah, quindi quando mi vedono con la chiave si arrabbiano. Ah, va bene. Potevamo evitare, comunque, un minimo. La posso lanciare, forse? La posso lanciare ed evitare, quindi. Va bene. Quindi quelli sono bonari, ma è come la maschera di Super Mario 2. Quando prendi la chiave si arrabbiano molto. Vabbè, io vado, eh. Vorrei poi farti arrabbiare più di quanto serva. Eccola qui. Certo che proprio nascosta bene. Ah, ok. Devo prendere lui. Eccolo qui. Ottimo. Terza sfera di energia presa. Manca solo l'ultima. Ah, però. Ah, posso distruggerlo anche così? Ah, forte. Figo. Non sapevo si potesse usare anche in questa maniera l'oggetto che porti sopra. Va bene. Spendo totalmente. Oh no, sono arrabbiati. Ma quindi questo è l'ultimo stretch proprio, eh? Ho capito. Quindi potevo o scappare o. Ciao, Scoppiate tutti, scoppiate per favore. Lo so che è un attacco unico, ma lo faccio lo stesso. Eccomi qua. Tanto era finito il livello. Potevo usarlo forse contro il boss per fare un danno
Ah. Non penso che contro il boss funzioni. Sarebbe troppo OP in quel caso. Magari gli fa un danno e basta? Ed eccoci quindi contro il boss. Uno di voi mi ha suggerito di usare il potere della sabbia e fare castelli di sabbia. Che si fa praticamente così. Vabbè, proverò a farlo, dai. Devo capire però che tipo di nemico è. Capito. No, vabbè, posso pure fare altre. Oh cielo! Ma è fortissimo lui! Cioè, non è fortissimo nel senso che è un boss forte. Nel senso è fighissimo come boss. E caschiamo ancora. Castello in aria? Oddio, Kamehameha! Wow! Senti, caro però, boh, basta pure, eh. Ancora più arrabbiato. Andato. Toh, pure questa mi prendo. Kirby, ce l'hai fatta! La mia astrobarca, di nuovo la prua! Oh, gioia, gaudio e tripudio! Manca solo un pezzo! Ricorda, appena la Lodar sarà ripartita, ti porterò a visitare il mio pianeta! Sono naufragato qui, ma questo mi ha permesso di incontrarti. Nonostante tutti i problemi, sono contento che sia successo. Grazie ancora per il tuo aiuto, sei veramente un tipo in gamba! Eh sì, immagino. Allora, la cosa del castello di sabbia non l'ho capita bene, ma probabilmente è OP e io non l'ho saputa sfruttare. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio ovviamente per averlo seguito. In descrizione trovate sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo ovviamente al prossimo video.